Bene, ciao a tutti, saluti qua di Forza Italia Ciberspazio. Sono a fare i miei video un po' più semplice perché io non ho molto tempo adesso, ok? Ho tanto tempo da lavorare in altre cose. Voi sapete che io faccio degli affari dell'import-export principalmente e ho tante robe da risolvere, principalmente questioni legali. Per quello io sono con la politica, perché io passo 95% del mio tempo oggi con le trattative, tutto il tempo, ok? Negli anni 90, quando ho iniziato la mia carriera, non era così. Negli anni 90 io passavo 90% del mio tempo facendo la vendita, 10% l'incarico. Tante volte i clienti nel millennio passato volontariamente offrevano il pagamento, non aveva bisogno neanche da spiegare che c'era un costo. Oggi è l'opposito, oggi inizio le mie trattative, vado a vendere qualcosa, devo essere molto forte, mantenere una distanza di sicurezza, perché il mercato oggi è molto più violento di quello che c'era 30 anni fa e anche non abbiamo tante possibilità. Oggi spiegavo a un gruppo di amici quello, perché loro erano un po' scioccati con la postura di un cliente mio a Napoli, che inoltre da parlare di pagamento, siamo a discutere pagamento da 8 mesi. Lui è venuto con questioni personali, io quell'altro, e io gli ho spiegato ai miei amici che hanno visto il caso: guarda, questo è il mercato, benvenuti al 2021, quel che ancora non lo sapevo, ok? La ragione numero uno perché il mercato internazionale è così è per conto dei paradisi legali e fiscali che ci stanno da tutto il mondo e oggi hanno soprapoderato l'economia formale, ok? Oggi abbiamo per esempio Jeff Bezos che ha più soldi da tutta la Repubblica dell'Italia, si capisce? Ma come mai Jeff Bezos? Lui è un contrabbanditore, no, contrabbandiere alla fine, perché lui sta nel mercato internazionale. Se tu dici: ah no, Jeff Bezos non è un contrabbandiere, scusa Jeff Bezos, tu sei in Irlanda? Ah sì, ah, ma la Repubblica dell'Irlanda è il paradiso legale e fiscale più importante da tutto il mondo oggi, dentro l'Unione Europea, ma è il paradiso fiscale e legale più importante dal mondo oggi. L'importanza da Dublino oggi nell'economia mondiale è colossale, non ci sono i numeri sufficienti per spiegare la quantità di soldi che sono trattati giornalieramente a Dublino nella Repubblica dell'Irlanda, si capisce? Beh, quello ha soprapoderato l'economia formale, così ci sono tante, quello che noi in America siamo molti sorpresi, per esempio perché Donald Trump non ha vinto il secondo, ma perché sembrava una cosa facile, ma i paradisi fiscali e legali che sono dappertutto hanno soprapoderato l'economia formale in America. Oggi l'America ha un governo clandestino, perché Biden e Kamala sono sponsorizzati da capitali che sono in paradisi legali e fiscali all'estero. La stessa cosa è Bill Gates. Se lui ha comprato le Nazioni Unite, ma dove lavora Bill Gates? Lui è in America, in Svizzera, in Irlanda, dove è lui? Non si sa, perché lui è da tutti i posti, si capisce? Questo si chiama il paradiso legale e paradiso fiscale, che dove sono anch'io, ma io non sapevo che l'economia era così. Io ho strutturato le mie aziende, io sono in America, nel Regno Unito e nella Dublino, nella Repubblica dell'Irlanda, assumendo che Dublino è l'Unione Europea. Ho provato in Italia, come in Italia era molta burocrazia, sono andato a Dublino, ma non ero a cercare un paradiso legale fiscale, ero a cercare un paese più inglese, più pratico, perché io parlo molto inglese. Ma dopo di 5 anni, sono da 5 anni a Dublino, che okay, adesso ho capito, già sappiamo tutto, già gioco aperto, non c'è più niente, ma adesso io penso di conoscenza pubblica, cosa si tratta Dublino, cosa si tratta la Repubblica d'Irlanda, perché Ryanair, che adesso si è scoperto che non è proprietà di quell'irlandese che si vende, che il proprietario no, è un signore dall'America, mi sono dimenticato il nome di lui, ma lui è il proprietario di Ryanair, ha creato la truffa Ryanair, perché è truffa, perché alla fine
un'azienda che usa un nome irlandese, ma è di proprietà di un americano che sta a Dublino e che non paga le tasse da nessuna parte, dove i piloti, la gente che lavora a Ryanair abita in Italia, usa da tutta la sicurezza pubblica in Italia, ma dicono che per i contabilisti che abitano a Dublino, è quello lì, la benvenuti al 2021, se voi non conoscete, così sta il mercato dove sono io, e per quello mi domandano cosa fai Augustin, tutti i giorni a parlare di soldi, ma pagano, ma il signor pagano, ma ho venduto o non ho venduto, ma ho fatto, il cliente ha il prodotto, ma l'hai fatto te o non l'hai fatto te, sì l'ho fatto io. I miei marchi sono registrati, le mie aziende sono registrate, io pago tasse, sono legali, ma dove sono i soldi? E l'ultimo caso mio è la famiglia Vencato, che ha fabbricato riso per me in Brasile, ha deciso di far frode, di copiare il mio prodotto, di non pagare le tasse in Brasile, non pagare le tasse in America, di prendere tutto il capitale per lui, per forse vendere meno costoso all'Africa, e ha creato una azienda offshore alle isole Marshall, e là alle isole Marshall adesso ci sono soldi miei, che è il caso L615 della mia azienda, della Le Group, ok? Questo è un caso, e seguiamo, vabbè, noi qua a Forza Italia Ciberspazio, quello che interessa di più al popolo italiano è la questione dei miei giudizi contro le aziende di social media. L'ho iniziato nel 2019, sono 2 anni già in trattative. Oggi ho spedito a 3 persone lì alla Florida, un'avvocata, una persona di marketing, un altro signore che lavora con gli applicativi su social media, tutto quello abbastanza famoso. Di nuovo, tutti i miei documenti, guarda, sistemiamo questo caso qua con Mark Zuckerberg e Eduardo Saverin, perché lui è un socio brasiliano che è da São Paulo, dove ho vissuto anch'io, ok? Trattative, io sono anche nel mercato, questa settimana sono andato a Milano, del Silicon Valley No Code Life, quello è un evento che ha fatto la digitale di marketing a Milano, sono andato tra LinkedIn, dal vivo, beh, c'era tanti italiani che domandavano, era in italiano questo programma, domandavano quale sarà la professione del futuro, cosa c'è da fare. Ho detto, cosa c'è da fare? Sicurezza, avvocati ciberspaziali, avvocati per il mondo digitale, perché quello è quello che ha bisogno il mercato, non è cosa fa più soldi Jeff Bezos e Mark Zuckerberg, è cosa il mercato sta chiedendo. Il mercato sta chiedendo la regolarizzazione del ciberspazio, che è quello che lavoro io da 20 anni, ma legalmente da 2 anni, ok? Quando ho iniziato il giudizio seriamente contro il signor Mark Zuckerberg, noi siamo andati all'ufficio di lui lì a Dublino, io col mio avvocato, la segretaria di lui ci ha detto di andare alla porta di dietro, siamo andati alla porta di dietro, che è la via Almirante Brown lì a Dublino, con documenti, il suo rappresentante ha firmato, io gli sto chiedendo a lui, 45.000 euro per 14 anni creando contenuto, perché ho conto in Facebook da 14 anni, e anche come lui ha sospeso il mio conto una volta che ho iniziato a criticare il lavoro di lui sul suo canale di media, e lui ha monitorato il mio conto, me lo ha sospeso, così ho detto, ma guarda, neanche io ho diritto a accessare i miei propri contenuti su Facebook, come mai? Così io chiedo che lui paghi per il mio contenuto, perché il mio contenuto è molto costoso, io ho messo cosa penso io vale il mio contenuto, io ho messo 100.000 euro per anno, sono 11 anni, 1.100.000 euro sono a chiedere lì nella giustizia a Dublino, Unione Europea, ho già spedito anche tutto il materiale al Parlamento Europeo. La persona si chiama Thomas Kramer, lui lavora per l'Unione Europea a Dublino, ha tutto il materiale già, e beh, sono nelle trattative a chiedere giustizia, a regolarizzare, non sono contro la nuova tecnologia, ma questo del paradiso legale e fiscale, soprapoderare l'economia formale, e che noi siamo tutti qua provando a capire cosa succede nella Bahamas, si capisce? Ah no, perché c'è un signore alla Bahamas che ha deciso che non si paga le tasse in Brasile, si capisce?
quella sovrapponderato l'economia formale, siamo noi qua a provare a capire, perché io ho sempre lavorato legalmente, io sempre faccio tutte le burocrazie, pago le mie tasse, tutto così. E queste si sono iniziate anche là, ma io sono il contenuto, io sono non solo la parte tecnologica, io sono il contenuto che prepara il contenuto, così si parla solo della intermediazione, della promozione, della roba digitale, non si parla del contenuto, quello che è il contenuto. Se tu vai a Facebook non è per guardare il logo di Facebook, tu vai per guardare cosa c'è su Facebook. E io ho creato molto contenuto internazionale in tanti paesi, per quello che i miei giudizi sono in giurisprudenze diverse. Io vado per dove ero io quando ho creato il contenuto, così dal 2008 fino al 2013 è Sao Paolo, Brasile, 2014-2015 sono 3 anni a Miami, Florida, dove ero legalmente lavorando, e dopo 2015-2016 è Italia, le Marche, che quel caso lì va per le regole di lavoro dall'Italia, che è 1000 euro al mese minimo, e dal 2016 oggi è Dublino, Irlanda. E quello lì è il caso, processo L1221. E cosa ho fatto di più? Sono a parlare con i miei amici, ho tanti amici nella media, giornalisti, con Alvarez TV, è un signore famoso a Miami, sono andato 2 o 3 volte alle sue presentazioni dal vivo che lui fa su Instagram. Anche a tutti sono spiace, qua in Argentina c'è un giornalista, Augusto Saracco, c'è un altro giornalista qua in Argentina, io sono a spiegare a tutti, sono andati anche a 3 agenti di turismo lì nel sud Brasile che sono a parlare delle comunità italiane nel sud Brasile, sono anche a tutti a spiegare la questione di regolarizzazione dell'industria, che come sta, no, funziona. E dopo c'è altra cosa qua che caso qua la mia festa, io il 13 luglio faccio 20 anni che sono laureato di Import-Export, e per quel motivo io sono a celebrare questi 20 anni, ma con questa roba online, il ciberspazio, tutto quello, io che sarebbe l'utilitario di tutte queste attrezzature, perché io sono commerciale, non riesco a strutturare il lavoro normalmente perché non ci sono regole, così il primo problema che ce l'ho è che guarda l'effetto di un'industria che non è regolarizzata, è che la gente non vuole stare sul cellulare, la gente rifiuta il cellulare, così tutto che la gente vede sul cellulare, e tante volte la gente già di Facebook già è negativo, Facebook è una cosa negativa. Io per esempio, da quando Mark mi ha sospeso dal mio conto, io mi sono sentato liberato, mentalmente liberato, io perché torno alla realtà e dico guarda, il signor mi deve pagare, era un contratto di lavoro, ho lavorato, ho creato contenuto, si capisce? Ma mentalmente era come vacanze, sono in vacanze, non sono più usato, non sto più essendo rubato, e quella è la sensazione di tutti. E dopo c'è il sistema. Il sistema, per esempio, per finire, il sistema oggi online di vendita è totalmente sbagliato, non vende, costa troppo, il risultato molto piccolo, e la gente ha un rifiuto, lo vede come una cosa negativa, perché oggi è come se tu vuoi bere l'acqua, ok? Ho una bottiglia, qua una bottiglia d'acqua, che okay? Prendo l'acqua, c'è questa bottiglia, ok? E tu vuoi bere l'acqua. E tu vai qua, vai a bere l'acqua, boom, ti stop e ti viene una pubblicità. Si capisce? Questa è una pubblicità del golf club di Donald Trump, ok? Si vede? Trump National Golf Club. Vado a bere qua l'acqua, ok? E io devo fare stop. Si capisce? Faccio stop. E bevo. Stop. E bevo. Finisco da bere, boom, mi viene di nuovo. E anche peggio, tante volte mi vengono cose che io ho appena parlato, o appena la gente già si sente per mania di persecuzione, così non è un'industria che sta funzionando, per quello siamo noi lavorando qua, e fortunatamente possiamo esecutare il lavoro subito, per quello è stata la mia
comunicazione per questa azienda alla Florida, negli Stati Uniti, per sistemare la questione dei pagamenti, così tutta questa cosa online. Per esempio, io ho avuto un caso con un fratello mio per questione di lavoro. Inoltre di fare un pagamento, lui mi ha spedito un messaggio e mi ha messo come 9 cuori, emoticon, 1, 2, 3, tanti emoticon. Ma questo non, cosa faccio io? Me l'ha fatto per WhatsApp, io devo ricevere un pagamento. Inoltre da ricevere un pagamento, ho ricevuto questi simboli. Con questo lo posso spedire a Mark Zuckerberg, che è il proprietario di WhatsApp, e dire: mi puoi, posso comprare qualcosa con questo? Perché mio fratello, inoltre da pagare, mi ha scritto questo. E dopo ci sono anche la fattura che sta nella di Facebook, che è stata una situazione commerciale con un cliente che mi ha fatto lavorare per 3 mesi. Quest'anno è successo, ero tante chiamate, parlavano e video e spiego, alla fine lui non ha pagato. Ma questo signore, che penso che è pensionista nel Regno Unito, è stato intrattenuto da me. E sono a fare intrattenimento con questi applicativi, si capisce? WhatsApp, Facebook, YouTube, tutte queste sono aziende dove io sono a creare contenuto, a intrattenere la gente. C'è un sistema ipnotico di lavoro dove è ipnosi, non è musica che stai sentendo, è una cosa per stare collegato. E tra sei collegato nella ipnosi viene la pubblicità, e viene la pubblicità, e quello non funziona, e non funziona. E per quello siamo noi qua. Buongiorno signore, come stai? Sono Augustin, professionale dell'industria commerciale internazionale, lavoro tutto il mondo, mi piace tantissimo la tecnologia, ma possiamo mettere le regole qua? E quello, io lavoro alcune volte in un ristorante qua che loro fanno giochi anche. Loro sono super entusiasti con i giochi. Io l'ho detto a loro una volta, dico: ma guarda, sarebbe buono se possiamo mettere insieme il mondo reale con le regole che avete voi in questi giochi. Perché noi per lavorare adesso è molto difficile, perché non ci sono le regole. Adesso con questo dei paradisi legali e fiscali soprappoderando tutta l'industria formale mondiale, sta molto difficile. Ma siete ancora accompagna noi, ci seguici, e subitamente ci saranno novità. Siamo nel mercato, non è facile. Io sono ancora in una persona, forse un po' più vecchia adesso, già un anno, 2 anni già, ma 2 anni già che ho cominciato a fare video così di parlare di soggetti legali. E va bene, un saluto qua di Forza Italia Ciberspazio, salute a tutti, un buon fine settimana, e mettere like, ci sono i contatti lì, lo migliore di contattare è per email, che c'è sempre scritto lì nel mio canale, che è legroupfoods@gmail.com, Law and Exports Group, ok? Un saluto qua, saluti da Forza Italia Ciberspazio, saluti a tutti, ciao ciao. Berlusconi presidente. Berlusconi è un bel esempio di classe, lavoro e perseveranza, ok? Io ho vergogna quando vedo Berlusconi ancora lavorando, si capisce? Non è perché Berlusconi ha detto, per Berlusconi ha detto, a me mi fa vergogna come italiano che Berlusconi ha la sua età e che ancora sta lì, che lui non doveva avere la necessità di lavorare. Berlusconi doveva essere tranquillo, sfruttare sua famiglia, i suoi figli. E io per esempio, una delle ultime interviste che ho visto di lui è ancora spiegare che la sua azienda è la sua azienda, che i suoi figli sono i suoi figli, che la Forza Italia è diverso. Forza Italia è un partito politico, è pubblico, non è proprietà dello Stato, perché il sistema che abbiamo noi, i partiti sono indipendenti, ma sono già un strumento pubblico. Lui lo ha creato, sì, ma un partito politico è pubblico, è come un club sportivo, una cosa di tutti che sono lì, è un'associazione, così quello lì, tutti noi che siamo in Forza Italia,
abbiamo anche la nostra vita privata, abbiamo anche le nostre proprietà, le nostre cose private. Se dopo c'è qualcuno che dice che, non so, che quello è stato sbagliato, che uno ha fatto quello è sbagliato, quello succede in tutte le carriere del mondo, ok? Non sono a entrare in dettagli dei problemi che ha avuto Berlusconi, ma in qualsiasi maniera, oggi nel 2021, lui è una persona che dovrebbe essere un po' tranquilla che il suo partito segue funzionando da solo. Non è che vogliamo essere senza lui, è una questione di pace, di vita armonica. A me mi fa vergogna che lui ancora non si sente sicuro per lasciare altri coordinare il suo partito. E c'è molta gente di talento, a Forza Italia, io parlo con tanti così, sta tutto bene, ma io penso che il suo problema non è Forza Italia, è lo stesso problema che ce l'ho io, il mercato. È un mercato dove uno deve essere un po' chiuso e aspettare quando arriva il momento, perché io sono tutti i giorni col mercato e non è facile. Io ho la stessa professione di Berlusconi che venditore. Anch'io ho lavorato nel Caraibo tante volte, Cuba, Dominicana, Porto Rico, Curazao, San Martino, si capisce? Così lo so, ma il mercato non è. Non, oggi sta molto difficile, mercato molto difficile, mercato di mortuario, gente, aziende chiuse, stai vendendo per l'aria. È un mercato difficile, molto difficile, è un mercato finto, c'è molta falsità e quello ti fa perdere anche più tempo, così un mercato tra la falsità, i morti e i difficili, che dovresti concentrare nei difficili solamente, e dopo ci sono i morti, ci sono i falsi, che sono fatti cambiarti la tua rotta, sai, non è, è difficile, ma beh, forse 30 anni di lavoro, io ho già un terzo occhio gigante, così già so tutto, anche che me lo spiegano, l'esperienza, e anche di lavorare in tante lingue, tante interesse così, già so, tante volte indovino le professioni delle persone, ho già parlato con tanta gente di tutto il mondo che così uno già ha quel terzo, ma non cambio il mercato. Il mercato 2021 è quello, e questi clienti difficili sono in paradisi legali e fiscali, così non è facile perché loro sono abituati già a non rispondere alle regole, a dire quello che vogliono, niente succede, di truffare totale non succede niente, si capisce? Ci sono risposte, per esempio, che Mark Zuckerberg mette su il suo canale di media, che tu dici, ma che avvocato l'ho scritto, perché questa parola è totalmente fuori dell'economia formale. Vabbè, lui sta a Dublino, sta in Irlanda, paradiso legale e fiscale più importante del numero uno, e quella è la nuova strategia qua di Le Group, per conto delle mie fatture contro Mark Zuckerberg, è che adesso io vado a incaricare la Repubblica dall'Irlanda. Come lui non si presenta, lui non risponde, lui non si comunica, io tutto il materiale che adesso comincerò a utilizzare la Repubblica dall'Irlanda, i contatti che ce l'ho del governo irlandese come rappresentanti di Mark Zuckerberg, se lui non risponde, beh, che risponda la Repubblica dall'Irlanda, si capisce? Perché è un paese piccolo che sta essendo amministrato oggi come un'azienda privata, offshore, e vabbè, quella è una decisione di questi paesi, ma voi siete nella Unione Europea. Ecco, finisco qua. C'era una persona molto importante dall'Irlanda che ha detto che perché adesso la Repubblica d'Irlanda dobbiamo essere nel Commonwealth britannico, come che adesso loro devono uscire dall'Unione Europea e entrare al Regno Unito, perché loro parlano inglese. Loro dicono stop, ma prima da uscire dall'Unione Europea voi dovete pagare le spese dell'Unione Europea. Io penso che noi europei abbiamo un po' di tristezza che il Regno Unito è uscito, ma l'Irlanda uscire adesso, paga le spese prima, perché c'è Ryanair, c'è Facebook, c'è la Google, c'è tutto, l'Amazon, questa gente adesso è biliardaria con tutti i soldi che hanno truffato. Parliamo del caso Nokia contro Apple,
Apple tra il lavoro che fanno lì a Cork e la Repubblica dell'Irlanda, hanno fatto una competizione con Nokia Finlandia assurda, che oggi c'è l'iPhone dappertutto ma non trovi la Nokia. Ma la Nokia sì era un'azienda genuinamente europea, così la Nokia era quella che dovrebbe stare a Cork a fare tutti quei benefici, perché se c'è un paradiso fiscale, ok, si accetta che dentro l'Unione Europea esiste un paradiso legale fiscale, perché la natura dell'Irlanda, ok, ma tra gli europei, non un'azienda americana entra e sta a sfruttare tutto il paradiso dell'Unione Europea con sicurezza, che la persona si capì che hanno una sicurezza sociale che adesso è in sfida, perché con chi soldi si pagano tutte le sicurezze sociali? Se gli impiegati di Ryanair sono italiani che sono a Dublino, che non pagano le tasse in Italia ma vogliono usare il servizio medico dall'Italia, e beh, andiamo a regolarizzare tutto. Vabbè, un saluto qua di Forza Italia Ciberspazio, saluti a tutti, ciao ciao, saluti, ciao ciao.